Leon e Leonie è la ditta di illuminazione che sta a sorprenderti sempre. Produciamo inoltre protezioni di sicurezza per ogni ambiente di lavoro, in plexiglass antigraffio con angoli arrotondati, di ogni forma e misura. L'ex vice sindaco di Cava dei Tirreni Enrico Polichetti e l'ex funzionario comunale Angelo Trapanese sono stati assolti con formula piena perché il fatto non sussiste. La sentenza è stata pronunciata ieri pomeriggio dai giudici del Tribunale di Nocera Inferiore al termine di alcune ore di Camera di Consiglio. È venuto meno anche il 416 bis, ovvero l'accusa di associazione camorristica che è stata riformulata in associazione semplice per il gruppo Zullo Caputano. Enrico Polichetti, difeso dall'avvocato Marco Salerno, rispondeva di abuso d'ufficio e voto di scambio per aver favorito il gruppo criminale. Al termine della requisitoria di qualche giorno fa, il PM antimafia Guglielmo Valenti aveva chiesto una condanna a 5 anni per Polichetti e a 1 anno e mezzo per Angelo Trapanese, il quale doveva rispondere di abuso d'ufficio. I giudici quindi non hanno creduto alla versione dei fatti formulata dal PM. Soddisfazione è stata espressa dall'avvocato Marco Salerno, difensore di Polichetti. Sì, è una soluzione molto importante. Il Tribunale ha stabilito che i fatti, per come descritti nelle imputazioni, non si sono verificati. Quindi siamo assolutamente contenti, sono molto contento per Enrico Polichetti, ma anche per Angelo Trapanese, che conosco da sempre. E quindi diciamo che il Tribunale ha configurato diversamente le condotte ascritte agli imputati, ritenendo che non sussistessero profili di responsabilità penale. E questa è una cosa che, nonostante mi creda, è stato un processo estremamente complicato, estremamente complesso, ma fortunatamente siamo riusciti, insomma, a dimostrare l'insussistenza di qualsiasi profilo di responsabilità. Mi permetta di dire che nel complesso, perché la battaglia ingaggiata con la Procura è stata una battaglia dura ma estremamente leale, devo dire che nel complesso questa è una bella pagina di attività giudiziaria. Il processo si è celebrato in pochi mesi, è iniziato a giugno ed è terminato, nonostante la pausa Covid, è terminato a luglio, quindi come vedrà i tempi sono assolutamente contenuti per un processo con tante imputazioni e con tanti imputati, estremamente complesso, con figure di reato diverse tra loro e con un'imputazione, la principale, estremamente significativa, quella di 416 bis. Invece con la collaborazione di tutti, di tutto il collegio difensivo, di un tribunale che ha serrato i ranghi, abbiamo celebrato quasi un'udienza settimanale, come vede siamo riusciti, tutto il collegio difensivo, è come se ci fosse il desiderio da parte sia della Procura ma di tutto il collegio difensivo di arrivare alla fine di questo processo per stabilire esattamente la realtà dei fatti. Le motivazioni saranno depositate in 60 giorni e quindi potremmo essere più precisi, capiremo qual è il percorso logico argomentativo che hanno seguito i giudici nocerini e capiremo, insomma, le ragioni per le quali è stata non riconosciuta la ipotesi più grave, anche l'associazione a delinquere di stampo camorristico, che mi permetta di dire è per la nostra città una cosa molto importante, ci tranquillizza molto ed è davvero una sentenza storica che mette un punto su una situazione che ormai da anni veniva affrontata e portata avanti dalla Procura territoriale. Anche nelle condanne per gli altri imputati è caduta l'associazione camorristica e pertanto le pene sono state ridimensionate rispetto a quelle richieste dal PM. Tra questi spicca la condanna a 20 anni rispetto ai 25 inizialmente richiesti per Dante Zullo. Assolti anche De Marco e Palladino. Le accuse per i vari componenti del sodalizio criminale andavano a vario titolo, dall'usura allo spaccio di droga, alle estorsioni e ad una serie di reati minori.